Dunque, la rosacea è una patologia di tipo cronico su base vascolare che è caratterizzata da quattro momenti. Il primo stadio è quello del flush, cioè quando si passa da un ambiente freddo a un ambiente caldo, si ha questa vasodilatazione momentanea, soprattutto a livello delle guance, a livello della fronte, a livello del mento. Poi c'è la fase secondaria, quella della teleangiectasia, quindi queste vasodilatazioni che si manifestano spesso e volentieri a livello delle zone zigomatiche, della zona mentoniera, della zona della fronte. Poi c'è una fase terziaria che è quella cosiddetta della forma papulopustolosa che si manifesta a livello anche qua a livello zigomatico o a livello della fronte o a livello del mento. C'è un quarto stadio che è più caratteristico dell'uomo, cioè quello del fima, quando vengono quei nasi ipertrofici dovuti a un'iperplasia delle ghiandole sebacee localizzate a livello del naso, si può manifestare in quella sede o a livello della fronte o a livello del mento, a volte può anche interessare a livello del padiglione auricolare. C'è uno stadio che è stato definito ultimamente che è quello della localizzazione palpebrale, cioè molto spesso la manifestazione di calazzi, quindi orzaioli ricorrenti a livello palpebrale, è un sintomo della rosacea. Quindi la rosacea può interessare anche l'apparato oculare, come anche del resto la dermatite seborroica, che dà la formazione di squame a livello della rima palpebrale. La diagnosi è una diagnosi prevalentemente clinica, quindi il dermatologo è il più indicato nel fare questo tipo di diagnosi perché le localizzazioni sono caratteristiche, cioè come dicevo sono a livello degli zigomi, a livello frontale, a livello mentoniero. A volte c'è anche una manifestazione caratteristica della rosacea, cosiddetta dermatite periorale, che si manifesta attorno alla bocca. Si è visto dalla letteratura che spesso i pazienti con la rosacea hanno anche associato una positività all'Helicobacter pylori, quindi può essere utile fare o il breath test o il test sulle feci per la ricerca dell'Helicobacter, perché si è visto che avendo l'eradicazione di questo tipo di infezione c'è un miglioramento della sintomatologia. Non c'è una guarigione perché, come detto, è una malattia cronica. Di base il paziente con rosacea è un paciente intollerante alle creme, tendenzialmente non ama le creme, a volte anche le creme specifiche il paziente ha difficoltà, può avere degli arrossamenti, dei bruciori. L'accorgimento è quello diciamo così, dal punto di vista terapeutico, di utilizzare delle creme che siano lenitive, quindi creme che hanno un effetto antinfiammatorio, creme che sono studiate proprio per questi tipi di pazienti. L'altro aspetto, come anche a volte nella dermatite seborroica, è quello del trattare le blefariti precocemente o con terapie antibiotiche topiche o con terapie di tipo sistemico, sempre con le tetracicline. L'utilizzo dello schermo solare, perché la rosacea peggiora d'estate e quindi l'esposizione solare è una delle cause peggiorative inducenti la rosacea stessa. L'altro aspetto è quello di consigliare al paziente di utilizzare anche lati detergenti o comunque detergenti molto delicati che non abbiano un effetto di tipo infiammatorio sulla cute stessa. L'acne è una patologia che accompagna il dermatologo nella sua attività professionale, è una delle patologie che vediamo spessissimo. Anche se sono a volte cambiate le manifestazioni, ci capita di vedere pazienti non in epoca adolescenziale che non hanno mai avuto dal punto di vista anamnestico una manifestazione acneica in età adolescenziale che si manifesta magari a 30 anni. La prima manifestazione dell'acne è l'iperseborrea. Il paziente ti riferisce la comparsa di questa pelle unta. Spesso è in epoca adolescenziale come manifestazione perché questo cambiamento ormonale induce delle alterazioni della cute, quindi c'è questa iperseborrea che poi dà luogo alla formazione dei comedoni, i cosiddetti punti neri, in cui c'è questa forma di ossidazione superficiale che dà questo colore nerastro da parte del comedone. Il target dell'acne è fondamentalmente l'unità pilosebacea, quindi si ha l'interessamento della ghiandola sebacea che tende ad aumentare di volume, tende a produrre sempre più sebo,
che va a localizzarsi a livello del follicolo, tende a dilatare il follicolo e, non potendo diciamo in qualche modo essere eliminata, ristagna in quest'area, che non è un'area sterile, in cui sono presenti dei batteri, in particolare il Propionibacterium acnes, che è uno degli agenti eziologici dell'acne, in quanto aumenta di numero, aumenta di quantità, comincia ad avere un'attività su questi grassi, li va in qualche modo a demolire e induce una reazione di tipo infiammatorio che fa arrivare i nostri globuli bianchi che entrano all'interno del follicolo e danno luogo poi alla formazione delle pustole. Le pustole non sono altro che la presenza di questi batteri e la presenza dei granulociti neutrofili che vanno in qualche modo a distruggere questi batteri. L'acne ha, dal punto di vista diagnostico, vari stadi: un'acne cosiddetta comedonica, che è una fase iniziale in cui ci sono questi punti neri e punti bianchi, un'acne papulopustolosa, in cui sono presenti queste papulopustole, e un'acne di tipo poi invece molto più aggressiva, molto più grave, che è la forma nodulocistica. Bisogna spendere qualche parola su questa patologia, perché altera la nostra immagine corporea, quindi altera la nostra percezione di noi stessi, quindi non ci riconosciamo più guardandoci allo specchio, perché comincia a modificarsi in senso degenerativo, in senso cicatriziale, in senso poi anche dal punto di vista papulopustoloso, quindi questi fenomeni rossastri, queste pustole che ci alterano la nostra percezione di come siamo, di come eravamo. Questo non è una cosa secondaria, infatti il paziente va seguito, a volte in certe situazioni va seguito anche in senso multidisciplinare, con l'appoggio anche di uno psicologo, per cercare di risolvere quelle che sono le sue problematiche, oltre che cutanee, anche dal punto di vista psicologico. Più è precoce il trattamento, meglio è, quindi nelle fasi iniziali utilizzare dei detergenti che abbiano una funzione di sgrassare la pelle, e poi utilizzare sostanze che sono in qualche modo seboregolatrici, cioè che vanno a regolare la nostra produzione di sebo. Ci sono farmaci tipo l'acido azelaico che hanno una funzione proprio di indurre lo svuotamento dei follicoli sebacei e ridurre la secrezione sebacea. Poi nei casi diciamo così più gravi si fanno poi delle terapie di tipo medico con delle sostanze che agiscono sia sulla secrezione, sia sulla seboregolazione e sia sul fenomeno infiammatorio. Una cosa che va sfatata è l'automedicazione, perché spesso il paziente poi comincia a utilizzare prodotti non specifici per il trattamento o fare i rimedi della nonna. Va trattata come una patologia in maniera seria, va inquadrata, quindi il dermatologo è il fulcro di tutto questo tipo di diagnosi e trattamento. L'altra cosa è quella di cominciare a trattarlo precocemente, non minimizzare la patologia. Spesso certi genitori tendono a minimizzarla dicendo: l'acne ce l'ho avuto anch'io, però bisogna mettersi nei panni del paziente, perché il paziente ha una fragilità maggiore, quindi va aiutato, va trattato, spesso precocemente. Più è precoce il trattamento, meglio è la risposta clinica poi del paziente, anche perché poi ci sono certe forme che rapidamente virano verso forme nodulocistiche che necessitano di trattamenti sistemici importanti. Sugli esiti cicatriziali ci sono trattamenti molto efficaci, sia dal punto di vista strumentale, tipo il laser, viene utilizzato per ridurre le cicatrici. Poi ci sono trattamenti anche con dei peeling chimici ad alta potenza, che hanno un effetto sul livellamento, sulla riduzione della cicatrice. E vengono poi fatti dei trattamenti invece iniettivi per risollevare le cicatrici cosiddette a scodella che si vengono a formare nell'acne. Il trattamento è spesso pluridisciplinare, perché può interessare il dermatologo, a volte anche in associazione col chirurgo plastico, per avere un risultato migliore dal punto di vista estetico e dal punto di vista funzionale anche della cute stessa, perché certe cicatrici poi sono ritraenti, quindi provocano anche dolore e provocano delle distorsioni anche a volte della mimica facciale, a seconda ovviamente della profondità della cicatrice stessa.